finale B. Fabio, troppa flemma però, no, così non ce la facciamo. Guarda, mi dispiace veramente molto non poter accelerare le operazioni. Se potessi entrerei dentro a dire a tutti di accelerare, ma non ne dubito assolutamente. Ci sono dei tempi però che devono essere rispettati nel protocollo di ingresso degli atleti e quindi dobbiamo necessariamente sottostare a questi tempi. Ecco, sta per partire la prima finale. Prima finale B che schiera la Gonzales per la Spagna, Arias per l'Ecuador, Noches Gallardo per El Salvador. Partita questa prima finalina B con l'atleta ecuadoregna che si porta in testa. Con le atlete sul rettilineo opposto a quello d'arrivo, vedete anche il drone inquadrato che segue, eccolo qua che ci arrivano le immagini dal drone con Ecuador, Spagna, anzi no, Ecuador e El Salvador a lottare con Maria Arias che ha chiuso in 39. Questa mattina sull'asciutto i nostri atleti si sono qualificati con un tempo di 23,5, questo per fare capire quanto può essere la differenza tra l'asciutto e il bagnato. È vero che sto parlando dei senior men. Ecco il drone ancora inquadrato, non so come la pensi tu Fabio, ma è abbastanza inquietante questo grosso insetto che insegue gli atleti. Noi non siamo magari troppo abituati alle modernità, ma era assorto. Per la Francia Matilda Pedronneau, per la Colombia Parnanda Timens Maria e per ancora la Colombia Malissa Rebolledo. E anche qui si parla largamente spagnolo, a parte la francese. La Pedronneau l'ho vista molto bene, vediamo se sarà lei. Intanto si mette tra le due colombiane, andiamo a vedere questa curva per l'atleta francese. È molto più in confidenza sulla curva l'atleta francese, che però ora deve resistere alla potenza delle colombiane che si portano in prima e seconda ruota. Però vedete, perdono il passo entrambe le colombiane, va a chiudere sportellata della colombiana sull'atleta francese che ora cerca spazio, ed è Teams, anzi Rebolledo davanti a Teams e poi Pedronneau. Vedete le distanze, 001 002, erano assolutamente tutti. Sono arrivate tutte insieme, era anche difficile capire chi avesse vinto. Bellissima gara anche questa. Bravissime le ragazze. Fabio, abbiamo ancora 2 minuti, io non credo che riusciremo a proporvi anche la gara maschile di questa specialità. Nel frattempo però cerchiamo di abbozzare un commento senz'altro positivo per lo spettacolo che abbiamo potuto vedere, positivo per la risposta del pubblico. Unica nota dolente, purtroppo gli azzurri, anche se noi speriamo.